guardi, noi riteniamo che tutte le fonti vadano alimentate, perché adesso si esalta l'Algeria o il Congo, ma ammetta che tra 10 anni e tra 20 anni ci sia qualche fattore di instabilità. L'Algeria 60 anni fa ha avuto, 60-70 anni fa, una guerra civile, molti non se lo ricordano, quindi voglio dire, oggi sono aree più affidabili, ma noi non sappiamo cosa succederà tra 50 anni. L'energia non è una cosa che si programma oggi mangio i fagiolini o mangio le carote, devi programmarlo nel tempo, anche il ritorno al nucleare, le nuove tecnologie, non è che se lo decidiamo oggi ce l'abbiamo domani, ci vogliono 10 o 20 anni. Quindi è bene diversificare le fonti di approvvigionamento. Oggi la Russia è inaffidabile, 10 anni fa era considerato un paese conveniente, oggi ripeto esaltiamo alcuni paesi africani, ma non sappiamo tra 50 anni cosa potrà accadere. Quindi l'autonomia deve essere tale da puntare sulle rinnovabili per quello che si può, però con i pannelli, con alcune fonti eoliche lei potrà alimentare alcuni aspetti, ma l'industria siderurgica, le ferrovie, i vari settori energivori richiederanno o importazioni di gas e altri idrocarburi o la produzione nucleare. Quindi bisogna avere una programmazione pluridecennale nel campo energetico. Federica parla dell'accoglienza degli ucraini e noi sappiamo che le forze armate, lo si è visto in tutte le calamità naturali, lo si è visto nell'emergenza Covid, che se non ci fossero state le forze armate con i camion a Bergamo, con Figliolo per i vaccini, noi non saremmo usciti, o comunque in parte usciti. Quindi le forze armate sono un presidio di sicurezza del paese, nella pace e in altri momenti. Per quanto riguarda l'allerta che è stato lanciato, è abbastanza normale, io ho iniziato la giornata con l'audizione alle 8:30 del capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica in commissione. È ovvio che in un momento di tensione, come se uno in un giornale dicesse stanno eleggendo il Presidente della Repubblica, state tutti allertati perché ci possono essere notizie. Nelle redazioni lo si fa per eventi di questo tipo. Nelle forze armate, di fronte a una crisi, è giusto limitare le licenze, i congedi o dire addestratevi, state pronti, non perché ci sia la guerra incombente, non ce l'auguriamo, però lo strumento militare deve essere allertato in un momento di tensione, come può essere per ogni categoria. Se c'è l'alluvione si allerterà la protezione civile e se ci sono eventi importanti per l'informazione le redazioni sospenderanno le corte o le ferie anche in redazione. Le forze armate devono essere, quindi è un fatto normale in una situazione di questo tipo, non c'è nessun pericolo incombente di guerra, è giusto che le forze armate dicano signori siamo pronti, non ve ne andate in vacanza, riduciamo le ferie, poi speriamo che insomma non serva a niente, è come quando uno in qualsiasi cosa prende delle precauzioni, non è una guerra, è una precauzione.